Grave incidente nella serata di giovedì 5 ottobre intorno alle 21:30 sulla 460 all'incrocio con Via Rosario a Feletto, a scontrarsi una moto Yamaha R6 e una vettura Suzuki S-Cross. Il motociclista è finito sull'asfalto. Sul posto sono prontamente intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Castellammonte e Rivarolo Canavese e i carabinieri di Quarnier. Il motociclista cosciente è stato affidato alle cure del 118. L'ambulanza ha trasportato il ferito al polo di protezione civile di Rivarolo Canavese, dove è atterrato il soccorso del 118. Illesi, nonostante lo spavento e qualche contusione, gli occupanti della vettura. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Dopo aver valutato le condizioni dell'uomo, l'ele di soccorso l'ha trasportato all'ospedale CTO di Torino. Disagi al traffico veicolare. Un ciclista è stato investito nel pomeriggio di sabato 7 ottobre intorno alle 13 alla rotonda della circonvallazione località pedaggio Quarnier. L'uomo, residente a Ponte Canavese, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stato urtato in una Ford Puma condotta da una donna che si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellammonte e la polizia locale di Quarnier. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. Il corpo senza vita di un uomo di 47 anni è stato trovato nella serata di martedì 10 ottobre, poco prima delle 20, nella sua abitazione in via Palestro a Rivarolo Canavese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo, il 118 e la polizia locale. L'uomo era a terra, morto da diversi giorni, probabilmente da oltre una settimana. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver avuto un malore e vivendo da solo non è stato soccorso. La salma è stata portata in camera mortuaria all'ospedale di Quarnier a disposizione dell'autorità giudiziaria. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per risalire alle cause del decesso. Nella giornata del 7 ottobre, la compagnia dei carabinieri di Ivrea, coordinati dalla Procura Pugliese, ha condotto un'operazione contro il traffico di immigrati clandestini a Torre Canavese. L'operazione ha portato al fermo di 5 cittadini pakistani di età compresa tra i 23 e i 37 anni, accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'intervento è iniziato intorno alle 12, quando i carabinieri hanno effettuato un accesso presso un'abitazione a Torre Canavese, utilizzata dagli indagati come base operativa per fornire la prima accoglienza agli ospiti, in attesa del loro smistamento in altri paesi europei. All'interno di una stanza in questo appartamento sono stati trovati 25 stranieri provenienti dal Pakistan e dall'India in condizioni igienico-sanitarie precarie. Queste persone erano probabilmente in attesa di essere trasferite in Francia e in Spagna. L'indagine effettuata attraverso le segnalazioni giunte dalla stazione dei carabinieri d'Allier e sviluppata anche con l'analisi delle registrazioni delle telecamere, testimonianze e riconoscimenti fotografici, ha rivelato gravi elementi indiziari contro i 5 cittadini pakistani fermati. Gli indagati, agendo in concorso tra loro in vari ruoli, avrebbero facilitato l'ingresso e la permanenza di stranieri clandestini nel territorio italiano. Inoltre, avrebbero organizzato trasporti verso altri paesi europei, mettendo a rischio la vita dei migranti, sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti e utilizzando documenti contraffatti o alterati. I migranti pagavano circa 500 euro ciascuno come compenso per l'organizzazione del viaggio. Il fermo è stato convalidato e i 5 indagati si trovano in carcere.
Un cumulo di rifiuti stipati all'interno di un terreno delimitato da un cancello, una sorta di isola ecologica, situato in via elevata a Favria, si è incendiato nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre, poco prima delle 17:30. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Rivarolo Canavese. Le fiamme sono state domate e spente. All'interno del deposito c'era un po' di tutto, dai materassi a bombole di acetilene e CO2 vuote, messe in sicurezza dai vigili del fuoco, accertamenti in corso sulle cause del rogo. Grave incidente nella serata di martedì 17 ottobre intorno alle 19:30 sulla strada provinciale 460 che da Quarnier conduce a Ponte Canavese. A scontrarsi una monovolume Volkswagen Sharan e un camion Iveco Tracker da cava che trainava una piccola draga. L'impatto è stato molto violento, tanto che la vettura ha sfondato l'avantreno sinistro del camion e il motore dell'auto si è staccato prima di fermare la sua corsa contro ad un muretto di delimitazione stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Ivrea, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e della Croce Blu di Ivrea e i carabinieri di Quarnier. Inutili purtroppo i tentativi di salvare la vita al conducente della vettura, illeso l'autista del camion. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico veicolare da Frazione Salto alla rotonda di Voira, accertamenti in corso sul sinistro. Incidente, presumibilmente avvenuto nella notte, sulla strada che dalla rotonda della 460 conduce a Ponte Canavese, ad essere coinvolta una Fiat Panda che è finita giù per una scarpata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ivrea e di Quarnier, la Croce Rossa di Ponte Canavese, l'eli soccorso del 118 e il nucleo radiomobile dei carabinieri. I soccorsi hanno trovato la macchina priva di conducente e hanno iniziato le ricerche. Gli accertamenti sono in corso.